Sono Ketty Caratozzolo, presidente dell'Associazione Oratorio San Filippo Neri. Io sono Luisa Magenta. Ketty Patafi. Mi chiamo Antonio Nasone, ho 24 anni. Siamo un gruppetto di amici che abbiamo creato questa associazione. La mia esperienza infatti è nata da piccolissima, quando ancora esisteva solamente l'oratorio. Io sono entrato a far parte dell'oratorio 3 anni fa. Facevamo attività con i bambini. A un certo punto, dopo tanti anni, abbiamo subito una piccola crisi, quindi i bambini iniziavano a venire sempre meno e ci siamo invece ritrovati un gruppo di adolescenti. Poi col passare del tempo l'associazione è cresciuta e si sono unite tante belle persone diverse. L'idea di questa manifestazione nasce 3 anni fa. All'inizio ho avuto tanto per gioco perché avevamo bisogno di autofinanziarci per avere delle entrate per il centro. Sicuramente per noi non è importante la manifestazione in sé, perché fondamentalmente l'iniziativa è per gli altri, non è per noi. La cosa importante per noi è la fase organizzativa, è quello che viene dopo, è il cosiddetto backstage. Perché soprattutto in questa fase che i ragazzi, gli adolescenti hanno la possibilità di stringere rapporti amicali e quindi di creare aggregazione, condivisione, che poi alla fine è quello, diciamo, sono quelli i punti cardine della nostra iniziativa e della nostra associazione. Sì, hai visto? Per esempio, mentre camminiamo incontriamo già i ragazzi che all'opera, che hanno voluto a tutti i costi il tesserino, servizio, servizio, io devo aiutare, devo lavorare, ed è quello per noi l'aspetto più bello e più importante. Adesso mentre attraversiamo i vicoli e passeggiamo in mezzo agli espositori, sicuramente ti farò vedere altri ragazzi già all'opera. Oh, ecco, uno dei primi ragazzi che ha voluto il tesserino e che ci aiuta da circa 2 anni. Federico è nella nostra associazione da 2 anni, frequenta tutte le attività e ovviamente ci aiuta, vero Federico? Sì. Come sei? Come ti stai trovando? Bene, bene. Federico è la responsabile del laboratorio di cucina con i bambini. E ora? Adesso è con i festoni. Lui è Andrea, come vedi dal tesserino è anche un altro ragazzo che ci dà una mano al centro di aggregazione, ci dà una mano oggi ai mercatini, è il fotografo ufficiale. Abbiamo attuato un laboratorio di inglese per i bambini delle scuole elementari. Mi sono occupata del laboratorio di teatro, lanciato per la prima volta come nuova avventura in occasione proprio dei mercatini di Natale. Andiamo a fare una rappresentazione che coinvolge tutti i grandi della terra, ovviamente incluso il Padre Eterno, San Giuseppe e Maria, però poi ci farà riflettere tantissimo sui veri valori del Natale, che forse un pochino si sentono di meno ultimamente. E soprattutto sono pieni di passione, è la passione che muove le teste, i cuori. Io come sindaco sono contento di questa manifestazione perché è l'esempio che le cose si possono fare in sinergia. Ci sono dei giovani attivi che da diversi anni ormai organizzano questa manifestazione sempre in modo migliore. Credo che sia una dimostrazione dell'impegno delle nuove generazioni per dare lustro alla nostra città. Abbiamo anche molte associazioni, vi farò vedere l'Azione Cattolica, anche per loro sarà un momento di autofinanziamento. Le mamme dei nostri acerrini, che sono i ragazzi più piccoli dell'associazione, hanno preparato questi bei dolci per tutti noi. Dichiaro aperti i mercatini di Natale 2016. Sono 3 scuole. 3 scuole. La mia è l'Alvaro Gebbione, la mia della dirigente l'Istituto Comprensivo Galilei Pascoli di Reggio Calabria. Questi sono i ragazzi della scuola media di Scilla, bravissimi, molto bravi. Dobbiamo raccogliere i soldi per fare un musical a fine anno a scuola. Io sono la zia. Ah, sì? Sì, è la zia, sì. L'espositrice. Com'è questa nipote? Bellissima, brava e dolce, come i miei biscotti. Vabbè, di parte. Tra le varie idee carine come regali di Natale, una simpatica potrebbe essere il barattolo portameraviglie. Dentro ci puoi mettere quello che vuoi, l'aria di casa mia per esempio, così puoi portarla via con te se sei magari uno studente fuori sede. Ovviamente sono stracontenta di avere un'equipe come
come i miei amici. Salutate ragazzi! Come si può vedere, sono felice proprio per loro. Bello vedere i giovani impegnati, la vivacità dà un segnale, diciamo così, anche di novità, di speranza, è un messaggio anche di comunità. A me piacerebbe tanto che questo gruppo continui ad essere quello che è. Cioè, io vorrei tanto che noi non riuscissimo a cambiare. Sembrerà strano, ma vorrei rimanessimo questi, perché col nostro entusiasmo, con le nostre diversità, con i nostri spigoli del nostro carattere, siamo riusciti a creare qualcosa di bello. Sarebbe bello lavorare per il paese soprattutto, delle nuove iniziative interessanti, in modo tale che partecipano veramente tutti i cittadini di Scilla. Lavorare dietro le quinte, perché davanti alla videocamera non mi piace per niente.